Uh, il mio nome è Giovanna Flying, sono dal paese di Rivo, Valdinone, nata nel 1934, sono nuda negli Stati Uniti nel 1935, abito a New York, a Brooklyn e a Queens. Uh, io sono Elena Martini-Danlin, um, uh, sono nata qui in America, ma i miei genitori Ah, una... Revo, nella Val di Non. Uh, sono qui in Brooklyn, Park Slope. Oh. Mi senti la Denise Flynn, sono, sono la nipote della Nessa, Nessa. Nessa della Giovanna. G. Non parli non spen. Meglio della Elaine. <laughs> Meglio della Elaine. <laughs> yeah. E non parli abbastanza bene, ma che vuoi che sia? There's another idiomatic oh, expression. Work. <laughs> mi ricordo che mia mamma la fa lavoro a casa, a mettere ricamo sulle maie. Eh? E aveva in, um, in sesso, che era grande come una camera, perché era una camera. E mia mamma mi la metteva dentro interceso inter a mettere i bottoni sulle, sulle plus. E la, la cugina Lailene, pronta, e mio fratello fuori a fare le E mi disse a lavorare per mettere tutte le maglie in ordine che mia mamma le portava dopo il di dopo a colletare i suoi soldi. Dopo, mia mamma cominciò a darmi in questi ricamo da fare. Mi fave, ella non la voleva fare. No? E la voleva andare a soggiare. E mia mamma, perché era orfana, non la dava su per niente. La faceva che la voleva con mio fratello. E mio fratello e io la e mi connivano tutti. Perché era la più grande, la più vecchia. L era il tempo di settembre quando è nato mio fratello. Perché siamo arrivati negli Stati Uniti il mese di dicembre, l'antivisiglia di Natale. L'antivisiglia di Natale eh, è il 21 di dicembre, mio fratello è nato il 21 di settembre. Nove mesi proprio alla data. Quindi, so, mia mamma non la poteva parlare l'inglese, in no? E, e l'ha portata all'ospedale per avere mio fratello. Essendo che il mese di settembre, le feste degli uh, ebrei, i medici non generano. C'era soltanto le l'infermiere che l'assigliava e si adagi dare aiuto. E la disse che dopo questo popolo non la vuole, altri popoli, no? perché non la vuole andare all'ospedale. Noi gli dava attenzione. Sono da a casa, a portare mio fratello a casa e avanti siamo una bella compagnia perché forse c'erano 20-30 famiglie entro queste due o tre ciaje era erano tutti a aiutare. Che l'era ancia Mesia no, non l'era Mesia l'era mia cugina, l'era mezzio, il papà della Elen, e abitava Cema. E la Elen la giovennano, mio fratello dopo, le natinano dopo, e il fratello della... Elaine, il zigno, era un mio coscritti, nato dal 30 Il mese febbraio, arrivò, e mi me il venuto ottobre. Arrivò. Right? Yeah, we were, yeah. La mamma della Elaine è venuta negli Stati Uniti forse un anno prima di mia mamma. Mia mamma era zelosa, perché la andava a vedere il suo uomo, invece mia mamma, e papà non l'acclamavano subito. Quando la tu che e, um, sei nazis, che Hitler è andato in questi paesi, e già manda subito, vai subito a New York, che non ti voglio io, perché non mi vedi dopo per tanti anni. E allora, il mese di dicembre, siamo imbarcati e sono negli stati Stati Uniti. Sono stati a. Um, le 27, 28, 29, non mi no, no ricordo, no? la 9 Avenue, fin, oh, 1939. Messia Gina, la Chespugnada, la Nuda abitare a Driggs Avenue, Brooklyn. So, mia mamma la voleva andare vicino a Messia. So, she a North 6th Street and Metropolitan Avenue in um, Williamsburg, Greenpoint e she sta lì, she sta di io, non lì io. chiama italiano a uh, fine 1940 perché dove abitava nella Union Avenue e si comença a um, metter zolle charge che niva BQE, the Brooklyn Queens Expressway, e niva de enter. Right with the Brooklyn Queens Expressway. E she non di abitare a Halsey Street. A Halsey Street c'era un'altra zona a she Tirolesi, messi in giardino, non, non c'è mai tanto fare con gli italiani, no? Perché gli italiani e eh, i nonesi, i tirolesi, non siamo d'accordo perché c'era la guerra, la prima guerra mondiale, che era a collera. Perché che dal, dal sud, i nudi, a il nostro terreno, perché veramente in tempi io, io pensavo che eravamo, erano erano austriaci e non italiani, quindi so, c'era sempre questa guerra che noi non avevamo d'accordo. E noi aveva non avevamo d'accordo, in c'eravamo insieme, non abitavamo insieme, ma c'era sempre una zona che tutti i tirolesi abitavano, per esempio a uh, North 6th Street eravamo And er an uh, North 6th Street an er, er um, Union Avenue, at er Jera Kadeshi clama, what do they call them? Apartments. He clama le caserme. And te caserme, Jera Fosch, 20, 30 families. nones. He tutti d'accordo, he nava tutti e alla iglesia della Al Lady of Mount Carmel. E she radunava, he a far, um, a zujar le bosse, uh, yeah. E Ava, su già le borse a Metropolitan Avenue e ci radunava io a parlare, e era sempre d'accordo. E la roba più bella per i tirolesi era allora a cantare. E cantava, e cantava, e cantava. Il coro. diceva cori. E c'erano due o tre che. Um, e aveva la fisarmonica. Allora, in Ava, mettere le bocce. E beveva la sua birra e cantava. Sempre, 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 sempre. La sera veniva a casa, se noi era stracci, da lavoro, inava via da Alberto. Alberto era sempre divertito. E aveva la soffiola la, oh, la Gemma. La Gemma la guardava, che era un candy store. E la stava davanti e Dria gli fava il caffè, e gli fava le sue barzellette. E cantava, e ne vaciava i uomini. E poi si puoi e andava a dormire, e il giorno dopo inna a lavorare, serene. Um, dopo, come i nonni erano sempre insieme, quando i fiori cominciano a andare a scuola, a sposarsi, allora cominciano a ruotare tutte queste. Questi gruppi che erano insieme. Ma si teniva sempre davanti. Mi ricordo che mio papà, una domenica, mi, mio fratello, mia cugina Leilene, mia mamma e mio papà, andavano a South Brooklyn a visitare gli altri nonni che c'era nella comunità dei nonni a South Brooklyn. La domenica dopo, che da South Brooklyn iniva, stava due, tre ore a viaggiare e trovare tutti perché erano tutti in gruppo, due o tre um, blocchi, e potevano andare a vedere i Flames, i Fellini, i martini, i salazar, tutti erano tutti in scema. Solo era una domenica in avaso a Brooklyn, un'altra domenica in avaso a uh, Ridgewood. Sei so sempre stato in scema, ma adesso è separato perché ci è fuori, ci è, è nati fuori per... Uh, califórnia, south florida, uh, mas eu sempre de acordo, já estar com, já está perto de estar, tempo que me senti tudo em colera, mas não é mais está que está sempre a colher, mas con i dir che se una della mia famiglia era in collera con l'altro, noi ci parlavamo un con l'altro e tutti dalla famiglia non potevamo parlare con chi, chi era in collera. E già sta arcante arc arc tempi, mesi o anni, sta in collera. Ah, allora, adesso, i tirolesi egevano in S.O.C. il S.O.C. era che c'erano due o tre uomini che si fatti bene in till, uh, construction e lavorava a fare le Subways, E ero di tutti a lavorare con i Subways, a lavorare con i Subways e dopo io ho cominciato con il Verrazano Bridge, mio figlio che è morto due o tre anni fa, aveva 94 anni, la lavorava al Verrazano Bridge e Nava aveva d'accordo, erano tutti insieme e questi due o tre uomini hanno sempre portato i leggi a lavorare perché diceva che quando io lavorava, io lavorava bene e noi tirava andria per niente. Noi andava per coffee breaks, e era sempre a lavorare. E ci ha portati avanti, ci ha portato avanti le famiglie, che le famiglie adesso stanno tutti bene. C'è un journal, il giornalista, il Fabio Foundrest, mm. che era suo fratello della Ana dalla consetta, consetta, yeah. no che c'era? La neige, oh. remember? Seu fratello, Fabio, oh. e ha domandato a, domanda a portare uh, vergota, a mettere su Allora mia mamma l'è nata up in um, Grand Avenue, a crompa, un bel globo. Fin, fin, fin. E me la mettevo in tacciata la già data alla fiola zobash so a portarmi a scuola e la già data sto fiocco e la portato fino alla porta e dopo me la date mi dà da l'anticipazione che già vi da portare sta bella roba per l'albero. la tueta e Planti, planti, planti. e la metti sotto l'arbo invece di <ride> <tosciuta l 'arbo. ride> mi papà per farci cittadini, la una scuola, la scuola. E la scuola mi ha portato, mi ha portato. E mi ha messo in scrivania. E il maestro no, mi ha domandato, e non capivi l'inglese, no? Mi ha domandato, do you want to draw? E io, e me, pensavi che mi portava, how do you say drawing in English? Chachetín. Pensavi che me portava un chachetín e invece me portava la ciarta a far a drawing. I was so upset. And I was what, six, five, six years old. Could hardly, I couldn't speak English at all. He asked if you wanted to Would draw. Would you want to draw? And I understood, are you want, going you to bring me a draw? Nel Paese de Rivo, ge tante famiglie che le già accompagnò. Per esempio, La prima guerra mondiale, Menon, che era cittadina americana, eh, le ha visitato la chauffeur arrivò. Mentre intanto che arrivò, una lettera, la lettera era intestata a Tommaggio Fellin. Tommaggio Fellin lo chiamava andare a servire con gli alpini essendo che non era cittadino dall'Italia, era cittadino degli Stati Uniti, non voleva rispondere, no? Ma sua sorella, che era la maestra del paese, l'ha già detto: Vai a rispondere. Oh my God. Ela è tirata sotto la guerra, ela è morta sotto la guerra. Ela era cittadino americano. Now, questo è un esempio che in quel paese di e tanti altri paesi della Val de Non c'è due, tre, quattro, cinque famiglie con il nome Fleim, con il nome Martini, con il nome Felin. E noi sappiamo che già da rivolgersi. Allora, i gemmi tu scelano nomi. I scelano nomi le. Noi siamo mossi e. Limossi la e moide, la razza, la razza, yeah. dei moide e limossi. Limossi perché me bisnon, quando proveva non voleva andare a lavorare, andava fuori a cuire i limossi. Mm -hmm. Me bisnon, uh, la sposa me bisnon, non usciva da generazioni in quel paese che si chiamava flying, allora lo chiamava Flaim con la firma che la gente non è mai del è Mary in German. Moy is German for Mary. Allora lo chiamava il suo an. Moy so in quel paese c'è forse 10-12 famiglie che già no uh, in noi conosce… Mar Mar di martini c'è sette rasse. Martini, Martini, Martini. spolati? No, no Svolati. No, Zido. That's right, Zido. I don't know what the others are. Okay. Boy, I haven't spoken this much in Tyrolean in years. <laughs> <laughs>